In questo tutorial vediamo come creare una macchina virtuale tramite Vagrant. Vagrant lavora insieme ad Oracle VirtualBox e permette appunto di creare dei sistemi operativi, di utilizzare vari sistemi operativi come ambiente di sviluppo sul proprio computer. Vagrant appunto può essere installato sia su ambienti Linux, Windows e macOS e come detto prima lavoro insieme ad Oracle Virtual Machine, quindi per prima cosa ci dobbiamo collegare al sito della Oracle VirtualBox. Basta scrivere Oracle VM su Google e trovate il link Oracle VirtualBox. Anche questa qua è ovviamente disponibile per tutte le piattaforme: Windows, macOS, Solaris, tutte le distribuzioni Linux, eccetera. Una volta che avete installato VirtualBox, possiamo andare ad installare Vagrant. Anche qui ci sono vari. Scegliete insomma la vostra distribuzione. Una volta che l'avete fatto, io l'ho già installato, quindi non posso farvi vedere come installarlo. Ma una volta che l'avete fatto, andate sul terminale, create una directory, una directory, ovvero una cartella vuota. Entrate nella cartella, nel mio caso l'ho chiamata vagrant-test, poi andate su vagrantbox, che non è nient'altro che un repository di vari sistemi operativi già ottimizzati per Vagrant. Come vedete avete una vasta scelta, cioè sistemi operativi o anche diciamo ambienti già configurati per certe istanze, ad esempio già configurati con LAMP o Docker o eccetera eccetera. Nel mio caso serve una versione di Ubuntu Xenia 16.04, potrebbe andare bene. E come vedete per installarlo ci sono due metodi: creare un file all'interno appunto della nostra folder chiamato Vagrant File con la V maiuscola e incollare dentro questo file questo pezzo di codice, oppure da riga di comando sempre all'interno della nostra cartella. Possiamo lanciare appunto Vagrant spazio init spazio Ubuntu slash Xenia 64 e in automatico dovrebbe crearci il Vagrant file che potete vedere qui. All'interno del Vagrant file si possono fare varie configurazioni. A noi credo che basti abilitare alcune delle configurazioni già presenti. Ad esempio, credo che la più utile per noi potrebbe essere allora, questo è il config virtuale. Come vedete, ci sono varie tipologie di configurazioni: config.vm network. Forse la più utile per noi potrebbe essere questa: config private network IP 192.168.33.10. Questo potrebbe andare, quindi la liberiamo, la decommentiamo. Qui appunto potete anche gestire la memoria che volete far utilizzare alla vostra macchina virtuale. Io la lascio quella di default perché non ho bisogno di particolari, non ho particolari esigenze. Una volta fatto, basta lanciare il comando vagrant app e con un po' di pazienza. Ora sta scaricando appunto l'immagine del sistema operativo. E una volta ultimato, dovremo po poterci connettere in SSH.
SSH. Ora al 70%, un po' di pazienza, come vedete qua stima 20 secondi per ultimare lo scaricamento. Ora, come vedete, lo sta installando all'interno di VirtualBox. Ora dovrebbe essere attivo, quindi basta fare vagrant ssh e come vedete siamo all'interno della nostra macchina virtuale, il nostro sistema operativo virtuale, permission named, sudo update. Per bloccare invece, per stoppare la macchina, invece basta fare un guardiamo che comandi ci dà, box cloud alt, quindi basta fare vagrant alt. E in questo modo andiamo a spegnere l'istanza. Ok, per questo breve tutorial è tutto. Se vi è stato utile mettete un mi piace, se volete seguite il canale e ci vediamo nei prossimi tutorial.